una prestazione, una controprestazione contro la Reggiana. All'Aquila serve chiarezza, da dove cominciare per farla finalmente definitivamente? C'è poco da salvare, c'è solo quella mezz'ora dopo il gol che abbiamo preso, però ci sono situazioni che non vanno bene, senza un'anima non si va da nessuna parte. Penso che questa squadra ad oggi l'anima non l'ha, quindi o assolutamente mettono a posto certe cose, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Certe cose, quali cose, direttore? All'interno dello spogliatoio devono loro cercare di ritrovarsi, perché non può essere che l'Aquila è questa, l'abbiamo ammirata fino al girone d'andata, sicuramente una condizione fisica dovuta anche a un momento particolare della neve meteorologica, però non ci sono scuse, siamo troppi brutti per essere veri. Dove si riparte, Di Nicola, in vista di Pisa? In vista di Pisa dobbiamo innanzitutto contare bene gli acciaccati, perché ho visto che anche Del Pindi è uscito acciaccato, quindi dobbiamo vedere gli effettivi che ci abbiamo e poi dobbiamo andare a Pisa, stringere i denti e cercare di muovere questa classifica che si sta facendo preoccupata. Infatti forse è il caso di cominciare anche a guardarsi indietro piuttosto che avanti. Dobbiamo cercare di ricominciare a fare prestazioni, non dobbiamo guardare né indietro né in avanti, dobbiamo cercare di fare le prestazioni, perché non va bene, qua siamo tutti dei professionisti e tutti dobbiamo cercare di essere professionisti nel nostro lavoro.